Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza a fatti e commenti. Quest'oggi parleremo di due argomenti fondamentali. Il primo eh, faremo tracceremo anche noi un ricordo eh, del presidente Silvio Berlusconi che eh, ci ha lasciato recentissimamente e, e poi parleremo di sviluppo territoriale della Tuscia. Lo faremo eh, in diretta telefonica eh, con Giulio Marini, eh, collegato da Vite e in studio parleremo con Andrea Di Sorte, vice sindaco di Bolsena, nonché assessore al turismo e commissario di Forza Italia e con Mauro Belli, direttore del progetto di sviluppo Etruria Tuscia che abbiamo in studio e che ringrazio. Ciao. Grazie. E ecco allora subito a Giulio Marini eh, da Viterbo un ricordo di Silvio Berlusconi, il contatto, i vari contatti che Giulio Marini sia come sindaco e sia come promotore di Forza Italia di Viterbo ha avuto con il presidente vedi Stefano. Il presidente è venuto a Viterbo quattro volte. Una nel 1996 alla ehm, festa regionale. Di Forza Italia il 26 ottobre, l'altra volta è venuto per la campagna elettorale del 1997 per eh, le provinciali, poi è venuto nel 2008 due volte, una il 26 marzo 2008 e l'altra il al 3 settembre 2008. Le più significative sono state probabilmente le ultime, perché hanno eh, messo insieme eh, una serie di elementi che sono di livello umano che hanno ben eh, più importanza della, eh, della fase eh, partitica elettorale. Lui ha messo insieme, venendo a Viterbo quelle due volte, una eh, l'affetto la, che aveva eh, per il nome de, di Rosa, che era la madre, e uno la vicinanza a Santa Rosa, che era la Santa eh, In quelle due fasi, una. Eh, del 26 marzo quando è stato in visita alla Santa eh, ha trovato un momento di pace con eh, proprio cercando di capire migliorare la sua vicinanza a quella, a quella nostra Santa Patrona e l'altra la devozione che poi ha manifestato venendo eh, a Viterbo il 3 settembre il 26 marzo scrisse sul libro delle presenze delle autorità scrisse eh, per i cent'anni del trasporto della, di Santa Rosa sarò a Viterbo ad onorare la Santa. E così è stato il 3 settembre, quando poi è arrivata tra mille traversie, perché naturalmente ci ha avuto delle difficoltà per arrivare a Viterbo, ma non dovute né al traffico né alle difficoltà organizzative, eh, però poi, alla fine, il 3 settembre, ha avuto la grande gioia di avere l'affetto sia del, le, dal, delle amministrazioni, che erano comunque sia rappresentate sia da me che dal presidente Mazzoli della provincia, che dal presidente Marrazzo della regione, comunque sia hanno manifestato grande vicinanza al presidente Berlusconi, sia della popolazione, sia dal, dai facchini di Santa Rosa che hanno avuto veramente la gioia di essere vicini al Presidente del Consiglio che per la prima volta veniva a Viterbo. Benissimo, ecco, e noi ringraziamo. Sicuramente potremmo eh, prolungare questi ricordi, sono importanti. Ringraziamo Giulio Marini e sicuramente avremo modo poi di dedicare con il tempo, ecco, magari uno speciale direttamente al, sì. alla presenza Silvio Berlusconi a Viterbo. Grazie, Giulio Marini, Grazie, e a presto. Un saluto a tutti voi. Ciao, ciao. ciao, Giulio. Grazie. Ciao, ciao. Ecco, eh, dopo questi ricordi appunto importanti del, eh, di Giulio Marini, eh, io passerei con Andrea Di Sorte, giustamente una generazione molto più giovane rispetto a, a Giulio Marini, ecco, un po' parlare con lui. Eh, che ha avuto contatti ecco, con il presidente Berlusconi del cambio culturale che è riuscito a eh, infondere diciamo, nella cultura, nella politica e in altri ambiti eh, sociali eh, italiani e soprattutto l'eredità che Berlusconi lascia alla nostra Italia e soprattutto ai appunto, i facenti parte, agli operatori politici e soprattutto del suo partito di Forza Italia. Allora intanto ringrazio chi ci segue da casa e a voi per l'opportunità di parlare di uno dei personaggi più importanti della storia della Repubblica italiana. Al... La cosa più importante secondo me che lascia Berlusconi è il suo lato umano, quello è fuori dubbio, soprattutto per chi ha avuto modo di conoscerlo, di chi c'è stato vicino. Ma il secondo aspetto importante è l'aspetto culturale, perché Berlusconi non ha soltanto cambiato il modo di ragionare della classe dirigente di Forza Italia, della politica in generale, ma ha anche cambiato il modo di approcciare la politica della comunità italiana, della comunità, del, dell'elettorato, dei, dei, dei giovani. Pensate a due concetti, il concetto del buon governo e del governo del fare, cioè prima di Berlusconi non esistevano e torniamo al discorso del pragmatismo, dell'incidenza della politica ai problemi del paese, Berlusconi si è sempre confrontato con i risultati, sondaggi, anche le elezioni poi alla fine sono risultati politici, Berlusconi ha sempre concentrato tutto sul buon governo, sull'azione, l'incidenza, la rapidità del problem solving, Ricordo una cosa così ce lo possiamo dire, l'Aquila in tempi tempestivi è riuscito a organizzare un, G7, un G8 all'Aquila, è riuscito a portare i maggiori leader europei a visitare la, la, il capoluogo abruzzese, ha costruito le casette in tempi record. Cioè Berlusconi, secondo me, deve essere anche ricordato come uno dei più grandi gestori delle emergenze di questo eh, territorio. L'Aquila è un esempio, ecco. Ma il cambio culturale che c'è stato, la comunità italiana ha seguito la sua onda si è adeguata a un, anche un altro approccio di politica. Ricordo sempre questo siparietto del 94, io ovviamente avevo 11 anni, quindi lo ricordo non a memoria ma perché poi l'ho avuto modo di, di studiarlo, di riguardarmelo, dovete andare a vedere il, il dibattito in televisione tra Occhetto e Berlusconi. Cioè lì secondo me eravamo sul crinale tra la prima e la seconda Repubblica, c'è stato proprio uno spartiacque tra un modo di parlare, un modo di fare, un modo di pensare. Nuovo è un modo vecchio ormai superato. Berlusconi è stato questo. Sulla seconda domanda sull'eredità politica di Berlusconi rispondo intanto con quello che ho detto. Lascio un'eredità culturale, un modo di fare. Però noi possiamo pensare che di fare l'errore di cercare un altro Berlusconi perché sento leggendo qualche giornale, qualche trasmissione, dice: c'è un altro Berlusconi? No, non c'è in Forza Italia, non c'è in un altro partito? Non c'è perché Berlusconi non nasce tutti i giorni. Ma non significa questo che non ci sia una classe dirigente pronta a raccogliere la sua eredità e devo dire da questo punto di vista a lo è, perché Berlusconi ha forgiato, secondo me, una delle più importanti, delle migliori classi dirigenti che ha avuto questo paese. Quindi io personalmente sono molto fiducioso sul futuro, sono fiducioso che chi è stato vicino a lui, chi comunque ha avuto modo di eh, seguirlo, da un punto di vista politico non mi riferisco soltanto a Forziale, perché Berlusconi ha insegnato a fare politica a tutta una generazione. Io mi auguro che possa nascere sicuramente eh, qualcosa di buono, sono convinto che nascerà e noi come Forzella abbiamo anche il dovere di portare avanti tutta una tradizione che lui ci ha insegnato e che noi dobbiamo essere orgogliosi di portare avanti. Bene, ecco, grazie di queste precisazioni. Ecco, io passerei adesso con Mauro Belli a parlare appunto concretamente dei progetti di sviluppo di cui si parla. Eh, Mauro Belli, lo ricordiamo, come direttore del progetto di sviluppo Etruria-Tuscia eh, sta seguendo e ha seguito fin dall'inizio questi progetti di sviluppo territoriale. Ecco, se ci vuoi fare un panorama generale di questa situazione, poi ehm, parleremo sia del progetto che riguarda eh, il lago di Bolsena, e sia anche un po' della Teverina e anche un po' di Orte del, delle prospettive appunto che aspettano questi progetti. Vabbè, io mi interesso, ma soprattutto il progetto sviluppo di Uriatuscia e Bell'Italia, di cui sono direttore, ci interessiamo da anni dello sviluppo, insieme anche alle associazioni di categoria, alle migliori imprese sul territorio. E diciamo sviluppiamo insieme anche agli enti i progetti e seguiamo gli sviluppi territoriali zona per zona. Non ultima, eh, Civita di Bagnoreggio che abbiamo preso quando aprimo il centro sviluppo a Bagnoreggio a 150.000 presenze, siamo arrivati poi a un milione prima del Covid di presenze. Quindi lì ci siamo fatti esperienza su questa cosa, eh, poi anche i Cimini con Soriano, Bolsena, che già ai tempi della prima legislatura di Paolo Dottarelli, del sindaco attuale che ha già rifatto il sindaco, quanti sono? 8 anni fa forse? Nel 2009. Nel 2009? 2014. Eh, ah, già lì facemmo delle cose con il centro sviluppo e ora è nato il centro sviluppo di Bolsena, ora ormai da due anni. Bolsena e, e il lago. Benissimo, ecco, e quindi passerei a Andrea di Sorte. Anche lui assessore al turismo, sappiamo poi questo suo eh, opportuno contatto poi a livello nazionale, quindi eh, mh, ha potuto sperimentare direttamente quelle che sono le peculiarità. Io direi anche che eh, visitando Bolsena ci, eh, mh, ci rendiamo conto dell'importanza quasi anche dell'esempio che eh, Bolsena dà eh, eh dal punto di vista turistico. Ecco, quali sono le caratteristiche che vorrete mh, porre in essere eh, per un ulteriore. Sviluppo, ma sappiamo che ormai Bolsena lo anticipavamo prima con Mauro Belli. E spesso, qualche anno addietro, in Germania si conosceva con molti turisti Roma e, Roma Bolsena, e Bolsena. Alla per Fiera sapere, di ecco, Monaco, era così: alla Fiera di Monaco, c'era ecco, sì, sì, sì. questo importante riconoscimento. Ecco, e come eh, intendete ul eh, ulteriormente sviluppare quello che è già una realtà importante turistica di Bolsena? Molti ci chiedono per rispondere appunto alla domanda ma come ha fatto Bozzena a diventare quello che è? la ricetta è semplice secondo me allora, ehm, le amministrazioni devono mettere nelle condizioni migliori possibili i privati di poter fare impresa su questo non ci piove e la ricetta è tutto lì agevolare chi vuole, che ha un progetto sostenibile ovviamente rispetto alla città al contesto, è quello che abbiamo fatto noi rendere, eh, aumentare i posti di letto cercare di mettere le, le strutture commerciali nelle migliori condizioni possibili per fare economia e io credo che ogni centesimo che il comune spende deve cercare di capire come rifarlo entrare nelle casse dei cittadini io penso che questa è la ricetta ovviamente ci deve essere alla base un progetto culturale noi come eh, amministrazione dal 99 ce l'abbiamo avuto oggi Bozzena devo dire che è una realtà che fa piacere quello che dici è conosciuta soprattutto in, alcuni, in alcune zone Vedevo qualche giorno fa un'intervista che ha fatto un reportage che ha fatto un telegiornale nazionale e intervistava una famiglia islandese, una famiglia svizzera, un'altra tedesca. Bozzena, la bellezza di Bozena è che tu cammini e ascolti sempre parole nuove, è un linguaggio nuovo, è una città internazionale. Si fa se si ha una predisposizione turistica se si investe nel marketing perché oggi è fondamentale non siamo passati da una pubblicità 1.0 facevamo fino a dieci anni fa la cartellonistica perugia roma milano compravamo spazi pubblicitari facevamo le fiere internazionali oggi è cambiato tutto quindi compriamo spazi su google ci posizioniamo all'interno dei maggiori siti che parlano di viaggi ma soprattutto c'è una cosa che è rimasta tale e quale da da sempre è il passaparola come funziona il passaparola noi vorrei, vogliamo che chi viene a Bozzena poi parli di Bozzena e per fare questo ci sono alcune condizioni che si devono verificare intanto la cura del verde vediamo che oggi purtroppo anche le nostre città del, della provincia non tutte sono adeguatamente curate noi siamo maniaci noi se vediamo un filo d'erba che è più alto di quello del giardino vicino eh, non esiste, per noi non esiste abbiamo un sistema di raccolta differenziata che ci posiziona sul 90% circa di differenziata perché anche la sostenibilità va in una direzione e siamo un paese che culturalmente, predispo, essendo predisposto al turismo, è ordinato e pulito. Noi non ci so, è difficile vedere cartacce in giro, deve tirare il vento e far cadere le foglie per vedere un po' sporco sì, per terra. Ma... Queste sono le condizioni che il turista vuole sentirsi: coccolato alle strutture, che devono crescere, eh, adeguarsi, sì. ma soprattutto avere un ambiente pulito, il l'ago, le spiagge. Noi abbiamo fatto di recente, e poi lascio la parola, una eh, raccolta della plastica, perché abbiamo delle associazioni molto attive da questo punto di vista, sia per la spiaggia che per la città, e al di là dei, dei mozziconi di sigarette, che rimane un tema scottante, purtroppo chi mm -hmm. fuma butta il 90% per terra il mozzicone, si fa fatica a trovare la plastica e, questo, e mi dicevano ma dove dobbiamo andare per cercarla? Perché siamo veramente un paese molto attento anche all'ordine e alla pulizia. Benissimo, ecco adesso passerei un po' con Mauro Belli a parlare, siamo ad Orte e eh, vorrei ricordare eh, l'importante incontro che avete promosso il primo dicembre del 2022 proprio sì. ad Orte e io tito ho titolato l'articolo Orte porta dello sviluppo della Tuscia ecco sappiamo sono anni eh, lo, mh, ci sono stati molti dibattiti ecco sul discorso del ruolo che può eh, avere Orte, che idea ti sei fatto e quali sono i progetti che insieme all'amministrazione sappiamo mm. state eh, per eh, porre in essere e ecco soprattutto per questo per quello che è il comprensorio di Orte certo rifacendoci agli esempi e, e all'esperienza che ormai abbiamo e Bolsena devo dire che è un sistema diciamo quasi perfetto, se no dire perfetto vuol dire che poi dopo non possiamo fare niente, ma do, quasi dobbiamo fare ancora, esatto, far ancora meglio e, e l'amministrazione ci è sempre vicina perché hanno la stessa idea eccetera. Per Orte noi abbiamo fatto questo primo convegno, il primo dicembre, abbiamo detto che è la porta, perché poi è così, dalla parte, parte dell'autostrada. E mentre Bolsena magari lo era quando l'autostrada non c'era, che c'era la Cassia, quindi c'era un diciamo, punto... Poi la via Francigena, eh, no? Poi la via Francigena, eccetera. Porta Invece Orte per la sua stazione, per l'autostrada, per la superstrada, diciamo, è nevralgico ed è la porta della Tuscia, in sostanza, e della Teverina e dei Cimini, lì lo intitolammo così, questo primo incontro che abbiamo fatto, c'erano tutte le associazioni, c'era l'università, eccetera. E quindi siamo partiti da lì, stiamo facendo un'opera per ora solo di contatto con le imprese, perché poi lo sviluppo lo fanno gli enti, ma lo fanno anche le imprese e soprattutto anche loro che devono investire, eccetera. E stiamo vedendo anche sui bandi, i, per esempio è stata vinta la rete, rete di imprese, sì, sì. come è stata vinta anche a Bolsena, a Bolsena abbiamo fatto anche il PNRR e siamo in attesa dello scorrimento della graduatoria. Eh, de, sui borghi che dice che lo finanzieranno perché siamo i primi non finanziati i soldi ci sono e quindi il ministero perlomeno così ci ha detto ci ha assicurato eh, su chiamata del sindaco eccetera che eh, appunto finanzieranno anche Bolsena eh, su borte eh, diciamo stiamo facendo questo tipo di lavoro sulle imprese eh, vorremmo anche eh, soprattutto dal punto di vista dell'autostrada creare un rapporto con la vostra per cercare di creare un punto turistico e per orte e per la tuscia soprattutto. Bene, bene, questo ecco, è importante come diceva bene e posso confermare che eh, avere un, eh, un, come diceva poi anche eh, l'assessore, il vice sindaco di Bolsena avere una comunicazione importante, un bacino così importante poi ne può beneficiare un po' tutta cioè. la Tuscia in generale Ecco, brevissimamente voleva no, è molto aggiungere Molto importante, Bolsena tifa, proprio in gergo calcistico un tifo da, da ultra Tifa per la crescita turistica di tutti i distretti, di tutte le città, perché siamo convinti che più c'è offerta turistica per in tutta la, non solo intorno al lago di Bolsena, su tutta la provincia e più noi come città possiamo beneficiare. Perché se Bolsena riesce a garantire una visita a orte. E riusciamo ad allungare di un solo giorno la permanenza Bravo. da noi nel, nel, per quanto riguarda i posti letto, noi abbiamo fatto un risultato grandioso. Quindi ci auguriamo che Orte, che deve, deve fare come Orvieto. Orte può diventare come Orvieto, può diventare un punto perché ha la stazione, ha l'autostrada all e è per il nostro territorio un bigliettino da visita, deve essere un bigliettino da visita e deve iniziare. Io sono convinto che possa farlo, perché ha tutte le carte in regola per farlo. Deve mh, proiettarsi turisticamente, guardare non a, a, due, a due anni, a tre anni, deve fare dei ragionamenti a vent'anni. Perché gli investimenti vanno ragionati sul ventennio. Sicuramente. Ecco, brevissimamente una battuta da sì. Mauro Belli. E siamo quasi in prossimità del Giubileo del 2025. Questi progetti eh, sappiamo già, Bolsena ben eh, avvantaggiato, potranno avere già degli effetti visibili per il 2025? Beh, Bolsena, chiaramente. Con eh, il Corpus Domini c'è diciamo, tutto il discorso sul turismo religioso. Quindi stiamo, già abbiamo preso contatti insieme anche all'amministrazione con il Ministero per vedere ora usciranno i bandi e qualcosa è già uscito, quindi per vedere di veicolare diciamo, azioni anche da fare nella Tuscia e soprattutto a Bolsena perché Bolsena chiaramente con Santa Cristina. E con il miracolo del Corpus Domini, no. insomma, diciamo che la festa è più importante del cattolicesimo, quindi dovremmo potenziare anche lo sviluppo del turismo religioso. Bene, bene ecco con queste prospettive. Poi come ripeto noi monitoreremo eh, poi nella stagione prossima da settembre ottobre in poi. Avremo modo anche eh, di questo, avremo modo di ospitare nuovamente anche Andrea Di Sorte. Sappiamo eh, anche certo. come avere questo sviluppo da parte del versante di Bolsena. Grazie ai nostri ospiti, lo ricordo Andrea Di Sorte, vice sindaco di Bolsena Assessore al Turismo e Commissario di Forza Italia di Viterbo e Mauro Belli, direttore. Del progetto di sviluppo Etruria Tuscia. Grazie a voi e grazie ai telespettatori. Grazie a lei e a chi ci segue da casa, a chi ci ha seguito. Buonasera a Buonasera. tutti, grazie.